Mancava qualche elemento della tradizione, come il traino dei buoi e l'organetto con i canti popolari, ma è stata comunque una festa a Mirabella. Il trasporto del carrettone in località Santa Caterina, che segna di fatto l'inizio della costruzione del carro, è avvenuto in maniera sui generis, ossia a bordo di un trattore e con circa una settimana di ritardo. Questo per ovviare alla necessità di un'assicurazione, ma comunque è avvenuto e la comunità ha potuto tirare un primo sospiro di sollievo. Quest'anno però nulla è scontato. Dopo il commissariamento dell'amministrazione comunale, la grande tirata dell'obelisco di paglia, prevista per sabato 15 settembre, resta un'incognita. Intanto i tempi per il montaggio sono molto ristretti ed ancora si va a rilento per alcuni permessi, per quello che è un vero e proprio cantiere. E poi dovrà arrivare l'ok da parte della commissaria Nuzzolo e quindi da parte della prefettura sul piano sicurezza, che a quanto pare è ancora in alto mare e non si capisce perché non sia stato predisposto prima con il dovuto anticipo. I fiori ed una preghiera alla Madonnina, perché non dimentichiamo che il carro è soprattutto fede. Sì, questa è la nostra fede. Siamo qui oggi, scusate la voce, proprio per questo, perché siamo uniti tutti insieme intorno alla Madonnina del Carro in una preghiera, e grazie alla sua preghiera che siamo qui oggi ci siamo riusciti a fare un primo passo per la grande tirata. Siamo sotto le sue braccia tutti insieme, questa è la nostra forza, la nostra fede, questa è Mirabella. È una cosa troppo importante, quindi è la nostra ragione di vita, ci rende essere fieri di essere mirabellani. Se ci tolgono il carro, per noi è come se ci hanno tolto qualcosa di nostro, perché ci appartiene. L'unione del popolo parte dalla consapevolezza di essere popolo, e penso che nei momenti di difficoltà il nostro popolo si è reso conto di esserci, e quindi oggi più che mai potete vedere l'unione del nostro paese, e quindi tutti intorno al carro, tutti intorno alla Madonna Addolorata, per far sì che questa festa nell'essenziale possa essere una grande festa. Speriamo bene. Manca un po' di folklore, ma l'importante è che il carrettone arrivi a Santa Caterina e il carro venga montato. Certo, questo è stato un anno anomalo, eccezionale per Mirabella. E siamo stati in una situazione un po' anomala per il paese, perché c'è stato il fatto che sia caduta la maggioranza e quindi il comune è stato commissariato. Speriamo che questo sia l'inizio per una continuazione della festa ai livelli degli anni scorsi. Si, mi aspettavo anche di più, Sì, c'è tanta gente, tante ragioni qua, però Mirabella è grande, fa 9.000 abitanti, per cui le frazioni lo sanno, Calore lo sanno, Piano Pantano, e molti ragazzi, io non vedo gente di Calore, del Passo, è poca. Per cui io ti dico la verità, in questo momento che devono portare il carrettone, io mi aspettavo addirittura che tutto il paese stava qua. Eh sì, oggi, nonostante ci sia stato questo slittamento di quasi una settimana, finalmente si può dire che è partito il settembre calanese, grazie ad una comunità che si è saputa dimostrare unita e che ha compreso l'importanza delle proprie tradizioni, perché la tradizione è qualcosa che appunto ci viene tramandata, è del popolo, è nostra, e noi possiamo anche rappresentarci anche in questo momento difficile per la nostra amministrazione comunale. Lei è devota alla Madonna Addolorata? Come? Mia figlia si è sposata a uno di Mirabella e vuol dire c'ha una figlia che si chiama Addolorata, che ha messo il nome della Madonna. Ci teniamo e come? Pure che siamo di Taurasi, ci teniamo. È stato un dolore grandissimo tenere il carrettone chiuso una settimana là dentro, e oggi quando hanno aperto le porte è stata una gioia immensa. Una sorta di liberazione. Bravissima, sì. E quindi è la grande tirata che si farà, una maggiore attenzione però quest'anno è d'obbligo. Senza dubbio una maggiore attenzione, poi ragazzi, insomma, ci sarà massima collaborazione, e poi niente, vi aspettiamo il 15 settembre a Mirabella. Dunque resta l'ottimismo che ogni cosa si risolva, che la parte burocratica venga sbrigata con successo e che la macchina di festa possa essere trasportata regolarmente nel bagno di folla che siamo abituati a vedere, in quell'atmosfera ricca di pathos, di partecipazione, di folklore e di fede, che trae le sue origini antichissime nel rito contadino del ringraziamento per il buon raccolto, propiziatorio per l'anno successivo, affinché la Madonna preservi da carestie, malattie, guerre e terremoti.
Nell'immaginario e nel sentire comune, la mancata tirata del carro significa non solo perdere un'occasione di festa e condivisione, ma anche il venir meno di quella sorta di protezione dalle sciagure, una forma di superstizione vista con sospetto dai più razionali e che gli stessi eclanesi cercano di cacciare via dalle proprie menti, ma che resta lì, recondita, per venir fuori involontariamente ed inevitabilmente in situazioni brutte, come in occasione dell'incidente avvenuto a Fontanarosa, quando la comunità di Mirabella ha sofferto come se fosse caduto il proprio carro.